Ciao a tutti, sono Benedetta Tagliabue, sono architetto, sono italiana, sono nata a Milano, però è 30 anni che vivo a Barcellona e quindi sono forse anche un po' catalana. Parlo spagnolo, parlo catalano, però parlo male tutto ormai perché da passare da una lingua all'altra quello che succede è che si sbaglia. Io sono arrivata a Barcellona perché mi sono innamorata di un catalano e questo arrivare a Barcellona, un nome, Enric Miralles, era un giovane architetto all'epoca, agli anni 88-89, stupendo, pieno di idee, pieno di genialità e che mi raccontava questa Barcellona come un luogo veramente affascinante, speciale, con un'energia incredibile. Quindi dalla New York dove ci siamo incontrati, passando per Venezia dove stavo studiando, alla fine sono atterrata a Barcellona facendo come un esperimento. Vediamo come funziona questa Barcellona. Ed è funzionato molto bene. Mi sono sposata con Enric Miralles ed è stata una relazione molto bella. Abbiamo fatto qui uno studio di architettura. E lui mi ha condotto veramente a conoscere Catalunya e ad amarla. Mi ricordo che quando non sapevo né lo spagnolo né il catalano, lui mi diceva: devi imparare il catalano, perché solo parlando catalano potrai capirti veramente con mia madre. E questa è una cosa molto importante. E allora mi regalava dei librettini, i librettini di questo elefante che si chiama Babar, e mi ricordo che non capivo assolutamente niente. Li leggevo con mia cugina mentre ero in Italia e mi preparavo per venire in Catalunya e ridevamo come delle pazze perché questo catalano sembrava una lingua stranissima, soprattutto letto senza sapere come si pronuncia. E in effetti i primi anni, i primi mesi qui in Catalunya io non capivo niente, a malapena capivo un po' di spagnolo, ma di catalano niente, proprio sembrava una lingua difficilissima. Poi invece piano piano è come che mi si sia aperto un canale di comprensione e ho capito che il catalano era facilissimo, era semplicemente adattare la pronuncia ha un tipo di pronuncia diversa, un tipo di sentire le parole in un'altra maniera e zac! All'improvviso, forse 8-9 mesi dopo essere qui a Barcellona, ho iniziato a parlare catalano, prima balbuziente, poi facendo delle conversazioni col taxista, insomma queste cose, e alla fine il catalano l'ho imparato. Ed è diventato sempre più bello, no? Entrare piano piano in questo mondo, in questa regione che è veramente un luogo molto molto forte, con tantissime tradizioni, con una storia ricchissima, con tutti questi rimandi che io ho iniziato a capire piano piano, al lato di una persona che amava tanto tutto quello che veniva da Catalunya, tutta questa terra e tutta la storia che poteva derivarne. Abbiamo fatto tante cose con Enric, tanti progetti bellissimi. Io credo che il progetto più importante in realtà è stato trovare casa nostra e vivere a casa nostra, perché questa casa era una rovina, una casa abbandonata, distrutta nel centro storico di Barcellona, dove all'epoca non viveva nessuno. Diciamo, tra gli architetti non c'era quasi nessuno che stava nel casco antico. E noi abbiamo amato questa casa, abbiamo iniziato a scoprire che cosa significava vivere nella parte antica della città di Barcellona, l'abbiamo messa a posto in una maniera anche creativa, con i pochi soldi che avevamo a disposizione, molto, molto carina, molto tipo loft, no? Perché lasciando le cose molto aperte, la maniera anche di spendere meno in una casa e questa casa è diventata anche una referenza. Pensavamo di fare qualche cosa molto intimo, molto privato e in realtà abbiamo scoperto nella nostra casa una maniera di fare architettura, una maniera di restaurare
che poi è diventata fondamentale per fare progetti per altri luoghi del mondo e tuttora è, diciamo, un po' la nostra marca. E uno dei progetti che sono scaturiti dall'aver iniziato a lavorare con la nostra casa, con le cose antiche, con un certo rispetto con l'esistente, è stato il restauro di tutto il quartiere e del mercato a cui è stato il quartiere di Santa Caterina. Era in realtà il nostro quartiere. Noi abbiamo trovato la casa di fianco al mercato di Santa Caterina e sempre dico che abbiamo fatto questo progetto con un grandissimo senso d'egoismo. Avevamo voglia di avere una casa con un mercato meraviglioso di fianco e con un quartiere fantastico da vivere. E quindi abbiamo fatto un progetto che cercava proprio di trasformare in positivo un mercato decadente, un quartiere decadente, ed è stato un progetto che alla fine è stato apprezzato, no? Probabilmente è venuto bene e davvero questa trasformazione è avvenuta e adesso io la posso vivere e ne posso gaudire. In realtà Enrique è morto 20 anni fa, quindi questi progetti non li ha potuti vedere, però io mi sento con questa necessità forse di portare avanti tutto quello che avevamo iniziato insieme e sono rimasta a Barcellona, sono rimasta in Catalogna, abbiamo fatto tanti altri progetti, tra quelli iniziati insieme a Enrique, quelli che abbiamo iniziato fuori, progetti in Catalogna, progetti in Italia, progetti in Europa, progetti in Cina, in Giappone, tanti luoghi del mondo, ho viaggiato troppo, adesso che c'è un lockdown quasi da un lato sono anche contenta perché non ho mai viaggiato così poco da 30 anni a questa parte ed è bello, è bello anche restare a casa e scoprire un po' casa nostra e in realtà per me anche viaggiando Barcellona era sempre casa mia. No, Barcellona ha avuto la capacità di conquistarmi e di diventare la mia casa. I miei figli sono cresciuti qui, sono mezzi italiani, mezzi catalani e forse per raccontarvi una piccola cosa, per terminare un po' questa conversazione che abbiamo iniziato oggi tra Italia e Catalogna, vi racconto l'ultimo omaggio che è stato fatto per i 20 anni della morte ad Enric Miralles dalla Fura da Sbaus. La Fura da Sbaus sono un gruppo teatrale fantastico, sono quelli che hanno inventato lo spettacolo d'apertura dei Giochi Olimpici. Con loro noi avevamo già fatto delle collaborazioni per il Teatro del Liceo, per un'opera molto grande in cui Enrique aveva molta voglia di collaborare, di partecipare e loro sono rimasti molto, molto attaccati ad Enrique, gli vogliono molto bene e hanno voluto dedicare giusto una settimana fa uno spettacolo ad Enrique fatto nel recinto dell'Hospital San Paolo. È stato uno spettacolo veramente emozionante, fra l'altro di fianco all'ospedale abbiamo appena terminato un piccolo centro, piccolo ma molto importante per chi va a curarsi, soprattutto per temi di cancro all'ospedale, perché è un luogo dove si può scappare dalle bruttezze dell'ospedale e rilassarsi in un luogo molto bello. Quindi per noi l'ospedale San Paolo è stato molto importante e questo spettacolo della Fura des Baus era uno spettacolo che cercava di raccontare la nuova normalità, no? Che cosa significa la nuova normalità? Come sarà? Sarà terribile? Sarà splendida? Miglioreremo? Peggioreremo? Come andrà l'umanità? Però in ogni caso ricordarsi che siamo in un globo, no? Non è da tanto tempo che abbiamo scoperto che la Terra è rotonda. Sono 500 anni, nella storia dell'umanità è veramente poco. Abbiamo ancora bisogno di capire che siamo nello stesso globo, stiamo nella stessa barca. Se io faccio male ai miei vicini, faccio male a me stessa. E questo è qualcosa che ancora non abbiamo capito. E questo spettacolo era bellissimo in questo senso, perché veramente ti faceva capire anche come il tempo è
è piccolo, no? Il tempo è molto vicino, il globo è una cosa unica e le cose che accadono nel tempo sono quasi presenti. Ed è stato molto impressionante per me perché la voce di Enrique a un certo momento durante lo spettacolo ha iniziato a parlare in questo meraviglioso ospedale San Pau, che è una delle opere d'architettura più belle dell'architettura catalana, opera di Domenech i Montaner. E io mi sono ricordata immediatamente come Enrique mi avesse portato là 30 anni prima, per farmi vedere questo capolavoro dell'architettura catalana. E io forse allora non capivo, no? Poi sono passati tanti anni e ho capito e tante cose sono entrate in me, tanta storia, tanta cultura. Ed è stato molto bello, è stato veramente come avere la presenza di quel momento 30 anni prima e quel momento 30 anni dopo. Che cosa è stato questo viaggio che ho fatto dall'Italia alla Catalogna? Quindi con questa storia vi saluto, grazie, ciao ciao.